più giovane di me. Mm. Abbonarmi di mio padre non aveva una macchina, non ce l'aveva la macchina, aveva l'APA. Mm. La moto APE. La moto APE, quella che si mette in moto così. A strappo. A strappo. Sì. Mio padre aveva il gomito del tennista. Il gomito sempre. Ma no, po' tennis, poi quando faceva quella cioè, cosa che non figurati partiva se mai. Se suo papà giocava a tennis, povero uomo. Ah, povero uomo. Immagini. Ti immagini a tennis. Quando noi eravamo cinque figli, cinque figli. Mio padre, uno ne metteva, andava all'APA, di dietro, certo, di dietro. Andava a cabina lui e la buonanima di mia madre. Un sportello un po' aperto, teneva a cupede, sì. Perché sennò non ci entravano tutti e due. Per farci stare comodi, nel cassone ci metteva i seggi. Understand seggia? Sedia, le sedia. Sedia, le sedia. Che siamo persi. Anche l'inglese, vero? Io saggio tutto cose. Questo è inglese, lo sapeva? Sedia. Sì, e mio padre nel cassone ci metteva le sedie, però siccome giustamente all'APA, scaffe, curve, le sedie per ne fare muovere, per non farli muovere... No, capisco, ecco, capisco, sto molto attento. Ecco, le legava, le attaccava delle sponde della LAPA. Ma non sono straniera. già, siamo stessi. Quanto sorda sono! Cioè... Lui si confonde, carina. Hai ragione, però tu riprendilo, riprendi. Fosse, ogni tanto sì. Le parla come se fosse sordo-muta. No, no, come scusami, mai? Eh no, perché poi mi lascio prendere questa cosa che è straniera. Perché poi è di Livorno. Sì. E Livorno non è da Calabria, no? No, Toscana. E allora attaccava questi seggi, sì? Sei ce ne metteva, sei. Tre da un lato e tre dall'altro lato, per farci viaggiare giusto. Sicuri e comodi. E quindi le legava. Ma lui non pensava... I seggi legava, ma noi altri no. La prima scaffa, signor La Rosa. Tutte e sei in dall'aria. Sì. Qui era un primo miso vicino alla sponda di dietro, patapuff, tenderra. Alla prima curva, chi di cabanna passava una cabanna, chi di cabanna... Nei casi fortunati, sì. Nei casi sfortunati ci incontravamo a centro, le grandi estate che ci davamo. Arrivavamo... Una volta stavamo camminando con sta LAPA nello stradone che porta al paese, perché il paese c'ha una sola strada che arriva e non ce ne sono che ne escono. Per tornare bisogna fare manovra e tornare dalla stessa strada. Questi 218 si trovano a 128. Ah, già. 128. Mentre saliva do stradone che era a 100 metri di una curva maledetta, una curva maligna. Come si chiama? O paese la chiamiamo sta curva dopo te voglio io, dopo te voglio. C'è una... Vuol dire lì ti voglio qui io. Qui ti aspetto, lì ti voglio, sì. Lì ti aspetto. Sì. Ma quando è bello, c'è adesso un pezzolone. Non che... faccio niente. Ma tanto pezzolone non lo sa per chi è. Vabbè, lei non lo... No, no, pizzicotto. Un pizzicottino. Uno strizzo. E allora, mentre stavamo camminando, non mi stenganuzzo mio padre nel bordo della strada. Ganuzzo con la coda mezza l'anchi. Sicco. Ma sicco! Zicco! Aveva i zicchi d'ingoggio che invece di suo caracillo usavano ciudavano, i zicchi ci davano. Ci faceva una trasfusione per tenerlo in piedi. Era proprio magro, magro, proprio maciato. Sì, sì, sì. Pallido. Sì. Oddio, non esci. A ricchi così. Mi faccio. Magari con la lente era. Ma come con la lente? Può essere il cane. Lei pur di prendere in giro me dice che il cane aveva gli occhiali. Com'era? Mio padre, senza pensarci sì, su due volte, sì. Appena viste il Ducanuzzo, il Du pensò: sto cane lo vedo e non lo vedo. Giusto. Nello stradone qualche macchina su mette da sotto. Rischia di morire. Senza pensarci, noi che morivamo di fame, giuro, di fame. Tutti i nemici della mia famiglia, tutti con l'anemia, tutti quanti, cantava una frenata. Mia madre assettata, tutte e sei, un musundo paracabina, tutti i denti, le labbra tante. Mio padre pigliava giù Canuzzo, chino di zicchi, e nubbiavo da rete. Quel cane, come lo portava a casa, la gioia. Perché lo capiva, perché gli animali capiscono. Certo. Che ci avevamo salvato la vita, felice, ma cara ricchi si c'è tesoro. Cominciava a ridere, la coda che ci faceva così. La felicità. Dov'è? Sambuccia. No, la felicità. Qui sono, ci sono abbiamo morto. Dato la vita. Giusto, giusto. La gioia e la felicità. Sempre tornando al discorso che i cani non si abbandonano per strada, soprattutto in estate, ma in nessun momento dell'anno. Se li comprate, se comprate la i cani gatti, dovete la amarli gioia, e tenerli la gioia, a casa. La felicità. Contento, Ducane, bene, certo. A prima settimana. Perché? Dopo una settimana, signor La Rosa, solo acqua mangiavo per una settimana.
C'è fu un nonno che mi tagliava a mia così e che a testa mi faceva così. Che voleva dire? Voleva essere portato un dostratore un'altra volta. Perché sa passava meglio, sa passava. Vabbè, lasciamo perdere.